Allora, siamo col dirigente Giovanni Baggio della scuola De Filippi di Varese. Qui sono i ragazzi per fare uno stage per la cucina siciliana. È il terzo anno che scendiamo qui al bellissimo agriturismo di Santa Margherita, grazie alla splendida ospitalità di Giuseppe, e insieme appunto ai ragazzi, insieme ai nostri chef e al nostro maestro di sala, cerchiamo di sperimentare in diretta, in presa diretta, i bellissimi prodotti di questa terra. E quindi abbiamo fatto degli approfondimenti sull'olio, sul vino, sui dolci, ma anche sul pesce. E abbiamo avuto l'opportunità anche di avere qui con noi ieri uno chef proveniente dalla scuola di Palermo. Siculo. Sì, pienamente siculo, ma molto in gamba, un ragazzo giovane, Sensale, Gioacchino Sensale, giusto? Ecco, 35 anni. Veramente molto bravo, molto umile, che ha spiegato la storia, le tradizioni, da dove vengono anche certi piatti, quindi ha ricostruito anche tutto il panorama culturale, ha fatto un'ora di lezione, i ragazzi erano attentissimi, concentrati, è piaciuto molto, e poi si è messo in cucina con loro, perché lo scopo è proprio quello di fare un learning professional, cioè un approfondimento professionale, entrando nella tradizione culinaria e gastronomica della terra che visitiamo. Io sono molto grato a Giuseppe, a questo bellissimo territorio che ci mette a disposizione dei prodotti straordinari, e il nostro chef è in grado senz'altro di aiutare i nostri ragazzi a penetrare fino in fondo, no, ma insomma di introdurci in maniera seria in questa bellissima cucina siciliana. Santa Margherita è diventato anch'esso un istituto professionale, a quanto pare, fa scuola. No, non abbiamo la pretesa di essere un istituto professionale, siamo un'azienda moderna radicata sul territorio. Ormai gli amici diciamo che il Collegio De Filippi per noi è un motivo di orgoglio, è il terzo anno, ormai per noi sono degli amici. Il terzo anno, un altro anno ritorneranno, preside, ritornerai un altro anno? Tornerò, se mi ospiti tornerò. Volentieri. No, noi siamo soltanto una piccola azienda agricola, agrituristica, ci piace sempre scommettere, come è giusto che sia, sulla nostra azienda. Ci piace soprattutto essere innovativi, creare delle opportunità di scambio culturale con il nord, Varese è gioiosa, questo significa per noi un momento di grande crescita. Momento di amicizia con Giovanni, un altro anno mi ha invitato ad andare a Varese a presentare l'agriturismo Santa Margherita, a fare una preview, come si dice in inglese. Mi parlo bene in inglese, vero? Giovanni? Insomma, non siamo una scuola alberghiera, non abbiamo la pretesa di esserlo. Sicuramente è per noi uno stimolo averli qui con noi, cerchiamo di capire il meglio di quello che fanno. Come vedrai, Nino, e come hai visto, fanno delle cose veramente eccelse, bellissime, utilizzano tutti i nostri prodotti, le nostre arance, i nostri limoni, il nostro olio, il nostro vino. Probabilmente loro sono più avanti di noi per quanto riguarda una parte che è quella, diciamo, della composizione. Ecco, noi per questo siamo grati a Baggio che ci sceglie, e siamo grati anche ai professori, a Tiziana, Alberto, al professore Oscare, insomma c'è una bella amicizia. Professoressa Tiziana Felicini dell'Istituto De Filippi di Varese, maestra di sala bar, professoressa, cosa ne pensa di questa esperienza del terzo anno a Santa Margherita? Allora, innanzitutto grazie di tutto anche a Giuseppe, che ha reso ancora possibile per terzo anno consecutivo questa nostra esperienza. E proprio, essendo proprio siciliana, ho voluto ancora una volta insistere, portare qui i miei ragazzi proprio per far conoscere tutto ciò che comunque è la Sicilia. La Sicilia è piena di natura, di gentilezza, di cortesia, e soprattutto proprio di questo patrimonio inestimabile che abbiamo, che mi appartiene, diciamo, proprio una cosa che mi appartiene col cuore, e questo ho voluto proprio trasmetterlo anche a loro.
che ho colto benissimo il loro entusiasmo e che penso che porteranno a casa una grandissima esperienza. Questa è una settimana molto intensa, cominciando proprio dal mattino molto presto per le colazioni, per cui un servizio delle colazioni, per cui vedendo proprio a 360 gradi cosa si intende proprio per il nostro lavoro. E molto spesso anche non fermarsi assolutamente mai. Raccontaci l'esperienza con il cuoco e la visita al mercato ittico. L'esperienza con lo chef Gioacchino Sensale è stata unica, magnifica. Ho incontrato proprio un collega con una umiltà altissima e un modo di fare proprio grandioso, e dove ancora una volta ho accolto proprio dai ragazzi un entusiasmo pazzesco, e dove ha portato la tradizione dei nostri prodotti fino al prodotto finito. È stata un'esperienza unica che ringrazio immensamente proprio Gioacchino Sensale. L'esperienza del mercato ittico mi ha portato un po' indietro col tempo, essendo che ho avuto anche un ristorante, e mi ha portato proprio la nostra fauna marittima, ed è stata veramente anche questa un'esperienza molto molto positiva. Per tutto l'Istituto De Filippi, per quello che noi abbiamo sperimentato in questi 3 anni, li abbiamo conosciuti, l'anno scorso magari io non c'ero, ma il primo anno c'ero, quindi una grande e bella realtà che ha veramente con questi ragazzi fa un bel lavoro, e la grande soddisfazione è anche di averli qua. È una promozione per il nostro territorio che portate via questa esperienza, ragazzi. Credo che l'ospitalità è stata grande da parte della famiglia Mollica. E ci si dà appuntamento anche, diciamo, ci vediamo nel 2018.